Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Telecamere di sorveglianza nelle aule dell'asilo. È la petizione online nata in seguito al clamore suscitato dai fatti di Pavolo del Frignano, provincia di Modena, dove una docente della materna è finita ai domiciliari per percosse, schiaffi e spintoni ai piccoli alunni. È favorevole o contraria all'installazione di queste telecamere? Molto favorevole, sì. A questo punto bisogna proprio controllarle perché la situazione ci sta sfuggendo di mano. Qualcuno, nel cercare di trovare un motivo al comportamento di questi insegnanti, tiene in considerazione orari, sedi di lavoro stressanti, stipendi da fame, in classi piene di problemi di numero e di integrazione. Cosa ne pensa? Ma secondo me non, cioè, se una si prende cura dei bambini deve pensare prima ai bambini e i problemi lasciarli a casa, perché deve pensare che sta lavorando. E c'è molta gente che al suo posto avrebbe preferito fare il suo lavoro. Favorevole, perché la sicurezza dei bambini è fondamentale. Dobbiamo essere sicuri che chi li guarda li assista e non li rovini con maltrattamenti, soprattutto a livello psicologico, eccetera. Quindi è importante. L'importante è non solo in questi casi, dappertutto. Dappertutto cosa intende? Tutti gli asili, tutte le scuole pubbliche. Qualcuno nel cercare di trovare un motivo al comportamento di questi insegnanti tiene in considerazione orari, sedi di lavoro stressanti, stipendi da fame, in classe piene di problemi di numero e di integrazione. Lei cosa ne pensa? Assolutamente no, è un'attività, è un lavoro che richiede amore, amore e passione, quindi è intollerabile il comportamento di queste persone. Sono favorevole, certo, sono molto favorevole. I bambini vanno tutelati, credo che i bambini devono essere trattati come bambini con riguardo e con rispetto, per cui è giusto un controllo che si faccia. Se un lavoro se lo ritiene che sia stressante ne faccio un altro, però il lavoro deve essere fatto con dovere e con rispetto. Soprattutto quando si parla di bambini, di accudire dei bambini. Cioè, e se poi lo stipendio non è sufficiente, se ne cerca un altro.